Ci siamo? Siamo tornati? Vediamo un po' se siamo tornati operativi. Maledizione. Risalve, risalve del Batisco. Perfetto. Ok, siamo tornati quindi. Siamo esplosi, è proprio saltata la rete di tutto il mondo. Maledizione, maledizione. Allora, quindi abbiamo visto che praticamente la tizia... Cazzo abbiamo visto? La tizia ha messo i pacchi, questo ha fatto spostare il bambino. Cosa le ha fatti morire? Non l'abbiamo visto! Eravamo così distratti dal fatto che la chat era esplosa, che non abbiamo visto cosa è successo, ragazzi. Sconvolgente. effettivamente, che Non lo so. Ed eccoci, è tornato pure Ibi. è esploso tutto. Esploso tutto, esploso tutto. Ok, riprendiamo, vediamo. Magari... Cerchiamo di capire cosa è successo stavolta. Che non l'abbiamo capito. È esploso così tanto che non l'abbiamo capito proprio. Allora, eccoci qua sulla nostra sedia a rotelle. A me siete esplosi mentre il PC faceva il cambio rete e non capivo. Sì, è saltato praticamente il internet proprio, Ibi. Cioè, ho dovuto riavviare il modem, era diventato rosso, non so perché. All'improvviso, spom! Qualche guasto alla rete, non so. Mi sa che devi Eh? aggiornare. Ho già appena aggiornato. Non mi dire che già è saltato di nuovo, che piango. No, io lo vedo ancora. Mi sentite? Ci siamo? Ci siamo, è tutto ok, perfetto. Ok. Riprendiamo. Allora il telefono di Miki che era scoppiato un attimo, per fortuna. Vabbè, Ok. qua a me internet porta Ma mi malissimo. sa che adesso ci fa vedere, perciò non abbiamo visto. Non lo so, ma vediamo, vediamo, ricorda. Cosa è successo, Non può ragazzi? essere vero che ora. L'ansia, devo mangiare un altro po' di cioccolato. Ho finito pure la barretta, madonna. C'è bisogno di un'altra barretta. Ecco cosa No, non succede. c'è bisogno di un'altra. Oh cazzo. Madonna. Ma questi sono proprio sfigati, c'è cioè una sfiga dietro l'altra. Mamma mia. Niente. Andiamo lì per forza. Il destino te lo sta facendo capire, amico. Dobbiamo lì per forza. Non c'è modo di salvarsi. Ok. Nuova porta aperta. E Dove siamo il non cioè il signore. ora dobbiamo andare al cacciatore, sì. O al nonno. Penso prima il No, cacciatore, però. prima il cacciatore. Allora. La macchina distrutta. È la prima volta che la vediamo. Sì. Perché non potevamo uscire da quest'altro lato prima. Bambino che hanno perso. Però che vita sfigata. Cioè, capiva, hanno perso un bambino e lei è morta quando era di nuovo incinta. Oddio. Si sente l'interferenza del microfono. Che interferenze si sente? Questo è il cavo. Oh, che interferenze si sente? Prova, prova. Prova, prova. Come mi senti? Ma ok, perfetto. Forse era il cavo che strusciava troppo vicino al microfono, abbiamo spostato un po'. Allora. Niente è tornata.
Ai ai ai, che interferenza si sente? Proprietà audio avanzate. Ci sai spiegare che cosa... Aspetta, apro. Apro. Apri un attimo, vediamo. Non sento nessuna interferenza. Sento nessuna interferenza. Ah, ho sentito quello. Forse se i telefoni stanno troppo vicini. Campo elettromagnetico, forse un cell. Ok. In realtà Li secondo abbiamo me questo cavo spostati. non deve essere vicino, perché questo cavo dovrebbe essere fatto di tipo un ferro. Non lo so, però ce l'ho tutte le volte, ce l'ho qua il cavo. Proviamo così, l'ho allontanato un po'. Fammi sapere se sente ancora che... Provvedo a buttarlo. Lo lanciamo dalla finestra. Esagerazione, il Ma non nostro si capitano. sente, ok. Allora, dicevamo. Ho fatto un regalino. Oh, capisci? Ah, c'è la porta aperta qui. Sono posate? No, quali cosa? Attrezzi? Sono pennelli. Ah, pennelli. Aveva capito. Magari lei ha iniziato Il a... credimichi? No, il mio è un po' più lontano. Magari ha iniziato a disegnare perché lui gli ha regalato le cose. Ma però non so. Qui già abbiamo visto tutto. Giustamente la Buonasera, streaming. ben svegliato! A Eh sì, streamerezza. streamerezza. Eccellente, eccellente. Vabbè, ci sta, è cascata la live, ci sta che ci dice che ci dica di Vabbè, nuovo. ma siamo già da 7 7 minuti. minuti. Buongiorno, effettivamente. Buongiorno. Allora. Niente. Ok, dobbiamo soltanto entrare allora e andare a vedere chi ci sta, chi ci sta. Io non ho capito però questi, cioè... Cosa non hai capito? Sono giovani? Ah, guarda. Sono giovani e già, cioè, hanno perso due bambini e ne ha fatto un altro. Guarda, c'è pure la statua del cane questo. Che ha fatto È suo ho ho! il cane. Sì, è il cane di questo. Ah, li ha fatti entrare qua a casa sua praticamente a dipingere. Gli piaceva la visuale, forse. E lei Sì, ma tra praticamente. tutti i bot negli ultimi giorni ne ho visti di tutti i colori. Dici Ah sì? la cosa più divertente. Anche se effettivamente in queste settimane ultimamente non partivano su. Una Tipo, volta, partivano uno tutti insieme. di questi giorni, Streamelements mi dava le notifiche doppie, tipo un raid che arrivava due volte, un follow che arrivava due volte, è assurdo. Allora, prendiamo lui. Il cacciatore. Ma comunque vive in una casa diversa da quell'altra, quindi non sono... non stanno insieme. Sì, ma tra tutti i bot... Ok, Ho questo l'ho già letto. letto. Quindi magari sono tutti fratelli, capì? Però non si somigliano a nessuno. Sono tutti nello stesso capocchione, molti quanti E se uguali. fosse il circondario, dato che è così piccolo, è come se fosse una famiglia. Da voi si dice circondario, da noi tipo se ci sono vari palazzi che formano una sorta di cortile interno, allora si chiama circondario. Non so da voi se è così. Se non c'è nessun Dario. Perché Quanto è simpatico il nostro capitano! forza. Adesso ci facciamo
La vita da cacciatore. Ma non sono punite a norma di pedanella le battute brutte? No. È tipo bagnomaria, dove tutti erano panariello. Qui invece sono tutti Sì, capocchione. esatto. Adesso andiamo a caccia all'uccellino. Povero uccellino, che non lo lascia in pace. Non sembra neanche così appetitoso da dire, vabbè, poi ci mangia tutta la famiglia. Stessa pancia. È di famiglia. È il nonno di questo. È il padre, probabilmente. Ah, penso quello in alto è il nonno e quello di sotto è il padre, Stessa persona, mo. no? E tu dici. Stesso baffone è uguale. Vabbè, pure lui, no? Ecco perché va a caccia all'uccellino. Gli ha rubato la medaglia del padre. Che carino l'uccellino! Con gli occhi scavati. Carino parolone. Vabbè, se non lo guardi negli occhi. Da lontano sembra che abbia gli occhi. Da vicino è un po' lontano. Il mio se la ride. E beh, ci credo. Ti ha rubato la cosa! Cazzo, fai sparare l'uccellino, se hai detto. Hai ragione. Giocare? No, non vogliamo giocare. Che dice Ibi? A me diceva che non sto abbonato quando non era vero. Mancava che ho guardato una persona per 0 secondi. Il bot è Discord che manda notifiche random di live quando parte il raid. Eccellente. Benissimo. Ok, quando lui vuole niente va a caccia, loro se ne vanno. E mo' con lui non dobbiamo farlo andare a caccia all'uccellino. Dobbiamo salvare la medaglia. Scusa, qual è il senso che lui si butta praticamente laggiù? No, Insomma. perché in realtà se lui non fosse lì su, la cosa non cederebbe. Quindi lui non ci deve arrivare proprio là. Penso di sì. Visto l'uccellino. Mi sa che l'ha visto che andava là sopra per questo. Ok, facciamoci un giro per casa per prima cosa. Guarda come saltello. Quando corre, Facendo gli squat, no, come si chiamano? Corsa sul posto. guarda. Le teste di animali. C'è un mappamondo lì. Ah, la foto con lui è il padre. Ciao Ale! Ciao Ale. T'a posto? Guarda là, c'hanno i baffi oppure il libro c'ha i baffi. Baffopoli. È il libro su come curare i baffi. Povero Baffopoli. Hanno preso il loro primo corso insieme. orso. Il suo primo fucile. E adesso invece abbiamo quello del padre in mano, Ale, praticamente. abbiamo tra le mani una storia disagiante. Tristissimo. Una storia che ci farà piangere? Probabile. Forse Probabile. O forse no, che già è morta così tante volte che... Ok, no. Io allora. pensavo fosse struggente che ci facesse vedere tutte le cose che hanno fatto. Per fortuna no. Chiamo il cane. Possiamo farli giocare a palla, però non lì. Ma possiamo praticamente avere il cane con noi e non gioca col bambino a palla, capì? Quindi il bambino non finisce giù, perché se il bagnolo è giocando col cane finisce giù. Però
Però il cane non sembra troppo interessato a noi. Ma lui può giocare, il bambino può giocare solo a palla col cane. Quindi basta spostare. Ma se il cane non c'è, lui non può giocare a palla col cane. Quindi si metterà qualche parte depresso, probabilmente. Però ma se invece chiamiamo, cioè se riusciamo a chiamare il cane da qualche altra parte, giocano in una maniera meno pericolosa di prima. Non lo so, secondo me il cane starà con noi. Ma è l'unica cosa che può fare il bambino. Oddio, se non c'è il cane non può farlo, capì? Ma non può fare niente se no. E non abbiamo un'altra scelta, abbiamo la quarta opzione. Non l'abbiamo ancora sbloccata probabilmente. Anatra Freddy Mercury, ciao caro, come stai? Ciao. Che succede? Perché non... Forse perché devi prendere l'uccellino, non puoi andare. Non se ne frega proprio di aprire le porte lui. Ah, quel cane non può arrivare, c'è proprio il simbolo. Ah, forse per questo non ha funzionato il fischio. Chissà. Puoi chiamarlo sempre il cane? No, vicino all'albero me lo fa chiamare. Ah. Come sta? Che ci racconti di bello? Coccolini a Donalda! E anche le altre 600, scusa. Giusto. Ma per me Donald è la prima. Vengo dalla gioia, appena trovato le foto del 2007, quando avevo 5 anni e stavo su Facebook. Azzo. Cosa? Perché avevi 5 anni e stavi su Facebook? Il cane non è proprio interessato a noi. Guarda, non l'ho mai definito. Guardate come cammina buffo. Quando faccio correre, se non cammina così. Beh, cammina buffo uguale. Corre buffo. Da star su Facebook. Per i miei avevo la maturità tale. Capisco. Eccellente. Cioè noi vi ripieghiamo per tutti e tre gli alberelli e basta. Ma mi sa che così facendo la porteremo praticamente a questo alberello qua dove ci fotte. Vedi questi alberi qua, però dice che non possiamo chiamare il cane. E il cane già stacca con i bambini. Palla meglio, certo. Palla meglio. Dobbiamo trovare tipo del cibo per il cane. Per convincerlo a venire da noi, non lo so. E se invece fosse un enigma? Il bambino non deve star giocando col nonno, noi blocchiamo il cane. E poi dopo torniamo indietro e facciamo giocare il bambino con qualcos'altro? Molto probabile che col nonno ci salviamo, ci prendiamo il cane, però poi lei... E lei non ce l'ha ancora, vedi il coso. Eh sì, non è ancora accaduto. C'è il cane. Come a non venire il cane da noi? Non verrà mai perché c'è il bambino, quindi dobbiamo per forza cambiare le regole per poi poter modificare questa cosa. Vediamo un attimo se lui può fare qualcosa col nonno. Se il nonno gli dice qualcosa. Ti dico solamente che ci sta un mio carissimo amico, il capo dell'ambasciata egiziana italiana, che non lo sento dal 2014. Ora avrà 77 anni. Si ricorda di me. Eccellente. Come hai detto l'ultima parte? Wanama. Hai detto un po' così. Ok. È un po' Wanama. Che cosa ho detto? Non lo so, la tua impostazione vocale era strana. Ho detto che il mio napoletano è strano, per questo non parlo mai napoletano.
Allora, qua dietro ho visto una faccina da cacciatore. Forza. Vediamo lui che dice. Io in realtà sono sempre in mezzo al pallino. Devi farti più qua. Sto scomoda. Ti ho detto cambia sedia. Sto Quell'altro scomoda non stava, proprio. stavamo sempre bene con quell'altro. Io sono male. Veramente sempre. Oh yes. Ah. Iare, iare. Allora, qua non ci può fare niente, lui è Lui però bello. entra, può entrare. Sì, che entra a fa? C'è un cazzo. La tua faccetta, no? È No, no. blu. Ce l'ho preso tutto quanto. Ah, sì. Sì. Uanem, ottima pronuncia del Salernitano. Alomun. Aspetta. Alomun di pronunzie assai mitico e fantastico. Fantastico. Guardi, ok, adesso è entrato dentro. Alomun di pronunzie assai mistico e fantastico. Ci riprovo, ma non penso servirà a niente. Uff, uff. In latino adoro parlare, ma pochi capiscono. Idem greco antico, e dice, e idem aramaico antico. Vabbè, sai com'è, sono leggermente lingue morte, ma potresti andare al Vaticano, di cui il latino è lingua di Stato, magari qualcuno lo parla ancora. Il Papa. Sicuramente, vabbè, loro sono per lo scritto, non, tendenzialmente non per il parlato, però. Ecco qua il finale come andrà a finire. Ah! L'ho lasciato nel nido. Messo nel Ecco nido. perché concludiamo il giorno, che finirà una merda. Io il latino lo parlo con lo zio famoso, se non lo parlo con se no non lo parlo con nessuno. E beh, direi che è difficile parlare il latino con qualcuno, a dire la verità. Ma l'hai letto il dio di illusioni? Parla proprio di personcine che parlano le lingue morte così. Ta-ta, come se niente fosse. Parla proprio di latino e greco, a dir la verità. Di questi ragazzi in questa università. H, lo zio di secondo grado, membro della Corte Costituzionale di Cassazione, che ogni 2 mesi ci sentiamo. Beh, penso che sia interessante. E qui è il momento tragico. 3, 2, 1. Mortissimi. Ok, allora quindi adesso andiamo dal bambino e il bambino deve giocare con l'aquilone. Ah, già. Vedi, lui c'ha due variabili dietro. Ne è solamente una. Con filo o senza filo? Let's go, dai. Questa è già 50 volte. Ok. Allora, quindi non andiamo dal cane, andiamo dal nonno. Dai, andiamo direttamente qua. Andiamo all'aquilone. Ah, concludi il giorno direttamente. Ok. Si velocizza praticamente. Oh yeah, ci piace il velocizza. E passa la giornata col nonno a giocare. E a questo punto però lei si ritrova praticamente. Perde pacchi prima o dopo che casca la montagna? Vedi perché lui chiede una cosa.
Eh no, però lui da là sopra la vede che sta scendendo, quindi magari la ferma e dice: Oh, arriva, climacca così. Una cosa del genere. Uguale proprio così. E per forza. E adesso c'è morte per pacchi. E in realtà c'è morta anche, sarebbe morto anche per il tizio del CAD. Ha fatto, però troppo tardi. Troppo poco. Troppo poco. Adesso vediamo lui col cane che riesce a fare. Perché il cane non può andare in alcune zone? Che non puoi chiamarlo in quella zona, mi sa, che ti indica quale zona non puoi chiamare il cane col fischio, Ho capito? capito, ma perché non può andare là il cane? Perché saranno dei... Devi bloccare probabilmente l'uccellino in un momento preciso. Non è quello un momento preciso, capito? Vedi, il cane sta qua. Poi facciamo scappare. No. Guardate le mele, come se ne cadono. Mi chiami il cane? Il uccellino dopo se ne scappa qua giù. Quindi il cane lo devo chiamare tipo qua. Ah, perché puoi direzionare l'uccellino. Devo fare in modo che l'uccellino scappi dove diciamo noi, capito? No, penso che uno dei due si deve mettere forse il cane, poi andrà là e poi dovrai mettere il cane da qualche altra parte per direzionarlo. Sì, perché se no può fare sempre Sì, molto quindi il indietro. cane lo mettiamo qua. Scappato lì giù però. Qui dove il cane non può andare in realtà. Quindi lo metterei qua. Ma invece di sparare agli alberi tutti quanti, eccetera, eccetera, ma un retino? No. Sai come vecchi tempi, San Pego. Famosa retina per uccelli. Ma è un uccellino, cazzo, spreco un sacco di proiettili per prendere un uccellino. Vabbè, ce n'è in più i proiettili, te lo dico, questo qua, l'uomo proiettile. Ok, perfetto. Penso che così sia andata, eh. Ora mi è venuta voglia di mele. Però mi fido, non prova. E dove è andato a finire il nostro cosetto? Che cosetto? Ah. Ce l'ha ancora l'uccellino in bocca. Appunto. Però siamo andati da quest'altro lato, quindi l'uccellino, cioè, non dovrebbe riuscire Ah, in questo senso. a fare disastri. Ah, quel bambino. Io non l'avevo mai visto. No, cioè, non si poteva aprire prima. Allora, vediamo un po' com'è la situazione qua. Cioè, Ah, qui si può deve vedere anche la venire la tizia. ragazza. Un quadro.
Super inquietante. Quel bambino. Là c'è un coso del cacciatore, però non possiamo venirci ancora. Però possiamo aprire questo. Che stai facendo, Anatra? Che fai? Allora, lì c'è un altro coso del cacciatore. Qui c'è un'altra corda. Un'altra corda. Incredibile, questa famiglia ha due corde. Visto? Sono scioccata. Vediamo il cane. Così facciamo scappare il cigno di là, penso. Troppo avanti sta famiglia, vero? Hai visto? Hai visto, patisco, quanto siamo avanti? Due corde. Io opterei per tutte e due corde vicino agli scatoloni della tipa perché sono troppo in alto, veramente. Sì, però vabbè. Sappiamo, ce ne basta uno per scatolare di come fa la pignola. Prevenire è meglio che curare. E raccattare tutte le cose dentro gli scatoloni. Già una tortura fare gli scatoloni, quindi Allora, io ho il brutto presentimento che il canino possa fuggirsene per di qua, di nuovo. Paura che se ne scende di nuovo giù, se spariamo qua. Però vabbè, ormai stiamo spariamo. Ok, no. Mettiamo il cane qui. Ma non era appena stato lì. No, era stata dalla parte opposta, tipo. Che così dovrebbe andare là, capi? Non lo trovo. No, allora Avevo deve stare là. ragione. Che Era qua. così va opposto. Vedi? Abbiamo rifatto il pattern. Da qui. Vedi, l'ho posto sempre, quindi io il cane l'avevo messo qua. Però da quando sta là, invece, lui va a questo affianco, quindi dobbiamo metterlo qui il cane dopo. Eh sì, perché questo fa ripetere sempre il pattern. Ok. Mettiamo qui. Quante vele, Adesso dovrebbe andare laggiù. Invece no. Manco per il cazzo. Che il cane non ci potrà venire. Ah, qui non ci possiamo andare. Che vuole l'uccellino comunque. Non c'è troppo concentrato sull'uccellino. Troppo concentrato sull'uccellino, signore. Ok, quindi l'uccellino dovrebbe tornare qua, no? No. No, No, qua, di là. va di là. Eh sì. Come fa? 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, avevo ragione io. Non è Aveva capito niente, Pater. ragione lui. È andato. Per me puzza di fortuna, bastonello. Ok. Ah, ci sono i fiori, pio, pio, pio. Ok, adesso Allora. possiamo andarlo a prendere. Vedi, c'è una bella corda qua. Che cazzo me ne faccio io, che cosa? Esattamente.
quello che mi stava dando. Oh, un passaggio segreto. E moltissimi. No, vabbè. Dove siamo? Che sta succedendo? Magari è uno dei finali questo. E vedi perché lui ce n'ha tre. È salvo però. Sulla. E adesso possiamo fare con lei che andiamo a prendere quell'altra corda. No, prima col bambino, così apriamo le cosine, no? Sì. Cioè, questa è la migliore opzione per lui. Mi serve un cazzo lui. Non lo sai. Certo, non lo so. Quindi hai detto che puoi andare al bambino, anche se è lei quello il problema al momento. Però c'erano i vasi da sbloccare col bambino, no? Certo che c'erano i vasi da sbloccare col bambino. In realtà pure dall'altra parte, se non sbaglio, col bambino potevamo fare qualcosa. Era tipo una testolina. Dove nella casa del tizio. Ah, vabbè, perché mi ricordo perché avevamo previsto un sacco di teste, quindi ho detto, vabbè, e i vasi, quindi. Sì, sicuramente i vasi. Beh, dice comunque dobbiamo farli i vasi prima o poi, quindi proviamo a farli adesso col bambino. Ci sta, ci sta. Completismo. Il cane non c'è. Giustamente lui sta andando dall'altra parte. Ok, allora proviamo prima ad andare di qua. Ok, non è una cosa per il bambino. Non è la testa di lei. Non stare per il bambino. Ah, però vedi c'è qualcosa del bambino qui. Mi ricordavo che avevamo visto. Magari vede il dipinto della madre. Pittura, che noia. Palese. Ok. In realtà il bambino si sente trascurato perché sua mamma pensa solo a dipingere. Che genitori pensano tanto a fare i piccioncini e se vanno al lago senza di lui. Esattamente. Allora, il bambino non può passare di qua, però può passare qua. Ce l'ha proprio coi vasi, eh? Acqua è dove? Allora possiamo prendere un coso di qua. E non c'è nient'altro, però, ok. Si vedono la tempesta che sta arrivando lì, eh? Ai ai ai. La schiena. Ok, quindi il bambino adesso entra qui. Si mangia gli uccellini. Ah, qua era bloccato comunque. Non sarebbe potuto entrare con lui. Vedi, vedi che avevo ragione. Ma la domanda è perché bloccare così? Il bambino non ci può passare qua. No, sono troppo duri. Sto bambino è un invasato. Vero? Vedi, è finita col bambino della praticamente. Ti trovi? Non possiamo fare altro che tornare dal nonno e usare l'aquilona. Qua sopra.
era per la ragazza, se non sbaglio. Ah, però ci sono i vasi. Let's go. Ok. Guarda come si diverte. Da solo, tu si deve divertire pure in qualche modo. Cioè, spacchiamo tutti i vasi, che divertimento. Non voglio nessuno giocare con lui. Vendetta, tremenda vendetta. Zucca. Entra in casa e spacca casa, no? Casa, con questo sole. Poi casa da soli, che paura. E quindi adesso prendiamo qua e abbiamo risolto il bambino. E dopo andiamo con lei a prendersi l'altra corda. Sì. Poi vediamo cosa succede col vecchio, perché... Non capisco in che altro modo possano morirci. Gli sfugge l'aquilone, gli va sulla macchina e ci va a andare e muoiono. È l'unica cosa che mi viene in mente. Perdo l'aquilone la mano. E l'aquilone prende e spatta sul paraurti e la macchina e sbandano e muoiono. Lei sta ridendo, ragazzi, ho fatto una previsione. Vediamo chi ha ragione. Le ride. Ma sappiamo tutti che andrà a finire così. Dici di no? Sai che bel bagno che si fanno quello là sotto. Bellissimo. Con la pioggia. Falese, 100-100. Capitano ha parlato. Sicuro quello. Facciamoli morire, ma andiamo con lei. C'è un bel giro perché ci sta ancora il coso che non abbiamo preso lì. Riavvolgi. Mi fa super male. Ci stacchiamo. Mi ha staccato il collo a Mickey. Let's go. Sta traslocando, se ne sta andando. Lascia l'amore della sua vita con un'altra tizia. Eccoci qua. Mettiamo questo qui. Ci manca qualcosa. Come li leggo sti cosi? Vabbè, sti cazzi. Andiamo a morire. Allora. C'era qualcosa da queste parti? Non da queste parti. Sì, io mi ricordo che c'era almeno uno qua dietro, forse. Eccolo lì. Dieci su 20. Let's go. Completismo. Guardate come se la corre questa qui con i tacchettini. Se no io la sto facendo correre perché così camminerebbe. Allora, qua sopra ce n'era sicuro un'altra. Senti che fatica che fa quando deve fare salire. Ora come ripido. Ora come scende veloce. Ok. Qui c'è un altro. Qua sopra lei ha qualche interazione? No, mi sa di no. Ok. Let's go. No, non è colorato. Ora sì. Oh, cane. Andiamo incontro.
moglie lo libera. Ah, non lo fa vedere. No, non mi serve. Ho detto non mi serve sta corda. Se andasse a fanculo quello. Ho detto proprio così, l'ho sentito. Ah, sì? Sì, sì. E col cazzo che lo aiuto. Ma che poi se non facciamo cadere quello arriviamo col bambino. No, perché il bambino non può passare attraverso queste porte qua. Il bambino non ci può mai arrivare là dietro. Forse lei dovrebbe aprire quella porticina lì. Boh, non serve un cazzo aprirla probabilmente. Completismo. Ma proprio zero. Ok. Ti ho detto che in realtà era guarda, salvalo. E me ne faccio un cazzo, vedi? Ah. Questo è il mio... Scusatemi. È un che cosa mi vorrei mai dire? No, no. Non lo so, non lo so, e voi? Oddio, mo il cane fa la brutta fine. No, non dire così. Per chiamare a lei, non lo so. Ma oggi il capitano è catastrofico, raga. Ma stiamo giocando un gioco catastrofico. Ma... siamo riusciti a salvarlo. Probabilmente era un'azione impossibile, però. Ah. Disastri. Sì, non abbiamo salvato. Vedi il cane. Ah. Ah, è lui che sale lassù. Il cane che sale lassù. E fa partire. Concordo con Drac. No, non ha fatto una oddio, si è peccato anche qui. No, no, è riuscito a saltare, è riuscito a saltare. Vabbè, allora no. No, no. Ok, però così, così va abbastanza bene. Dobbiamo soltanto cambiare lui. Ah, ah. Spero che non dobbiamo rifare tutto il casino con l'uccellino. Non penso. Invece. E vedi, ci fa partire da qua. Magari va avanti veloce qui, non lo so. Spero. Cazzo. Cazzo. Chiama il cane, sparo. Allora, che avevamo fatto prima? Abbiamo messo il cane qua. Vediamo se mi ricordo il pattern. Ah, ok. Gli basta questo, perfetto. Yes. Grande gioco. Ci hanno pensato bene. Bravi questi ragazzi italiani, ragazzi. La gente si rompe, ma dobbiamo fare mille volte questa cosa, che noia. Hanno fatto proprio bene, hanno spaccato. Ah, aspetta però, io non voglio andare a concludere così. Abbiamo la cosa là sopra che dobbiamo prendere. Ah, ah. Stavo distraendo il nostro capitano. Non so se lo sapete, ma Ovasonico, quelli che hanno fatto questo gioco, sono italiani. Tipo di Varese, Verona, non mi ricordo, una parte del genere. Grandi, grandi ragazzi. Ci hanno pensato. Yeah. Conclude il giorno. Let's go. Si gode. Vediamo che succede. Ma ci sono gli uccellini. Ah, ma me li mangio. Che cattiveria. Scusa, non vado la come dai. Vabbè, che vuoi, quella è una cazzolata. Se li porta a casa. Ma è tutto fine. Sì, ma adesso sai che succede, no? Lo vedi l'aquilone sul parabrezza? Io già lo vedo. Che tragedia. E Batisco è d'accordo con me. Gli uccellini cagano sopra. Ovvio. Vero, tenete. Di già. E neanche un'oretta, ha già fatto tutta questa casetta. Hai visto, fortissimo. Mazza.
Vedi, quell'altra se ne va tranquilla. E mo' l'unica cosa che può andare storta è uno. Uccellini cagano come gatto ermitano. Ah, giustamente adesso non ci fa vedere subito com'è la situazione. Lui sta incazzatissimo e si ritrova sempre sulla sedia a rotelle. Solo, in realtà. Andiamo. Vediamo un po'. Sempre che non possiamo salire a scale, giusto? Sì, sempre che è bloccato. Let's go, vediamo cosa succede. Ricorda. Sai quanto dura? Diceva 5-6 ore. Addirittura. Abbiamo scampato quella lì. Torno a casa tranquilli. Ma guarda il vento. Che foglie. Le foglie. Non è stato bene. Eh no, è il temporale. E che facciamo? Non devono andare alla pompa. Quindi il vecchio deve impedire che escono di casa. Ma perché lui va la mattina a bussarli e gli porta il regalo. E lei pensa di andare a fare la cosa. Oh, quindi sta spaccando il mondo. Non devo andarla. Sì, è l'unica soluzione, non uscire di casa. Quindi il vecchio deve rompergli le palle in qualche modo per non deve uscire di casa. Lui è tristissimo, guardalo. Beh, grazie al cappero. Dell'hotel, senza cibo, affamato. Che aveva allucinazioni dato che non mangia. Esattamente. L'unica spiegazione è quello che sta succedendo. Sono scomparse tutte le cose. I ricordi. Nonno, salvaci tu. I vecchi meglio atti loro si fanno. adesso possiamo anche scoprire qual è il regalo a questo punto. Dici. Eh beh, il vecchio io porto il regalo, no? Quindi ci farà vedere quando lo prepara. Mister, palese. Palese, lo vedremo. Scopriremo. Proviamo. Debbie troppo influenza su di me. Il Chi è entrata nella testa? cuoricino. Andiamo, non. Intanto coccola. Salvarla. Stavolta è col punto interrogativo. È sempre lo punto interrogativo. Sì. Anche la volta che avevo fatto il bambino. No, era salvala. Poi però la seconda volta c'era il punto interrogativo. Dopo ci rivediamo in Secondo volo. me ci farà vedere cosa è successo.
Poi dobbiamo tornare indietro per riuscire a sbloccare alcuni punti dove il nonno non può andare. Vabbè, sicuramente il nonno ci apre la porta dietro di lui. Che è una zona nuova. Oh, in realtà qui sei... Vedi, sto facendo qualcosa. Haha, Ah, direttamente qua. lo sapevo che non ce lo faceva vedere. In realtà questa E lui non l'ha mai è il aperto. punto interrogativo, perché noi adesso non potremo fare niente. Succederà, vedremo solamente quello che è successo alla sua, dal suo punto di vista. Solo No, dopo passano un possiamo sacco di fare. cose. No, intendo dire, non possiamo salvarlo, no, ovviamente. Vedi, non abbiamo ancora impedito niente. Questo è proprio l'inizio della giornata. Il vecchio inizia prima di tutti. Hai capito che ti sta facendo vedere quello che è successo? Ara, ara. C'è una chiave gigante. Sì, perché dietro alla chiesa dove sta il nonno, la donna fa le piante, ci sta una porta, Ho abbiamo capito, visto se più la porta sempre volte. con sé. È il custode. Che ansia. È perché capisci? Perché andando lì succede il fatto che non c'è più ritorno dopo il pacchetto. Ed è questo che deve cambiare. Il pacchetto del nonno. Vabbè, cosa avevo già detto prima che me lo Come ti avevo dicesse? detto all'inizio. L'ho detto Ma io! dai, Che zitto. testimoni, vero? Che l'ho detto prima io! Io tu patisco. Ma che deve dire prima lei? Adesso è il nonno. Allora, dobbiamo scendere a casa. Andiamo qua dietro. Siamo entrati in casa. Buttiamo il pacchetto. Mi sono andato troppo tardi, niente so. Niente Niente so. so. Il gattaiolo l'abbiamo fischiettato. Ah! Non prende le mie parti! Perché le prenderò? Vabbè, si è dissociato, si è dissociato, ci Ma la sta. verità è che io ho fatto il problema. Sì, poi vediamo il voto. Batisco, batisco, me ne ricorderò. Ok, ci mancano quattro che sono quelli del nonno, praticamente. Allora, guarda come Sopra non si può andare. Ci sono le scalette. dove stanno le scale? A fianco a te. No, è vicino alla porta. Vabbè, guarda a destra. Eccole là. Ah, no, sta cambiando un bastone, cosa si riesca. Casa sua. C'ha una scala in casa. Gatto! Ah. Eh sì, l'ho messo come emote per i Ribbe. follower. Ci vedi? Lui c'ha la chiave. Andare di qua. Facendo esploro pazzo col nonno. Ma lentamente. No, guarda come corre. Così sarebbe lentamente. Però guarda come corre, un pazzo. Ok, altri due. Abbiamo preso tutti i cosi, top. Stanno tutti quanti qua. Ah, un Il cimitero. vecchietto è un centrovetrista. Sì, guarda là come corre.
Fortissimo. Non ci mette. Non ci mette. Cimitero. Dietro la chiesa. Vabbè. Ah, il guardiano del cimitero. Sarà tipo il. Il chierico, come si dice. Ah, ce l'ha. La moglie. Sì. Magari si era triste, lascia quel pacchetto. Oh, fiorellino, lo stesso che gli abbiamo regalato noi. Alla nostra compagna, ovviamente. Che triste. Però adesso abbiamo preso tutti i cosi. Osservo. Ah, la tomba del padre. Dell'altro. Ok, però mi ho preso tutti i ricordi, io vorrei vederli. Vediamo. Bambino che gioca con un altro bambino. Ah, questo non l'ho visto. Che fanno i guai, non abbiamo messo nessuno, quindi... Che fanno i guai col vecchio. Che spaccano i vasi insieme, vedi? Hanno spaccato la finestra. Vedi, il regalo del cappello. Lo sapevo, avevo ragione che se ne sono trasferite, gli regalo il cappellino. Ah, però guarda, è il figlio di questo qui. Vedi, è lui. Ah, hanno divorziato, forse. Può essere? No, penso che il bambino sia figlio nostro a questo punto. C'è la faccia del padre. E quando se ne sono andati? Dai, oh, questo c'è uguale. È il nipote allora del vecchio. Però questo è il figlio di questi due. Sì, che vivevano in una casa là vicino ed era l'amico di questo qua. E quindi che stai dicendo? Che il bambino che se n'è andato... È il figlio di quei due che si sono che hanno divorziato. E hanno lasciato nonno. E sono portati quell'altro, non ha senso. No, il nonno è il nostro. Vediamo le storie degli altri, poi parliamo. Allora, questa qua già da piccola praticamente si è trasferita mille volte. A scuola ha conosciuto lui. Ah, c'era lei dietro. E guarda com'era innamorata lei. Però si è servita il matrimonio. Vedi che non era di famiglia. Sì, è la vicina. Detto io. Ma non però lei era una migliore amica. Forse non ha mai detto che provava qualcosa per lui. Sicuramente ha deciso di trasferirsi, che comunque si è sposati, eccetera. Ah, erano amici da piccoli. Giocavano a pallone insieme e il cacciatore praticamente viene a caccia con me. Prima non gli piaceva. E poi elefante. Poi il padre è morto. Però lui è diventato bravo. Lui viveva con la moglie. Dai, tutti i fiori. Poi non è stata bene. È morta. E lui ha continuato a prendersi cura dei fiori. È vero. Quindi il sabotaggio delle scatole del promontorio era voluto? Capito la biondina. Però comunque l'ha fatto diventare paraplegico. Povero Cristo. Non poteva prevederlo. Certo. Neanche che lui si fosse salvato e l'altra moriva, poteva vederlo. Allora. Certo che voleva proprio essere sicura e qui l'avete incidente. Allora. Abbiamo il nonno adesso e deve buttare sto pacco nel cesto.
L'unica soluzione giusta. Vai, se vai giù, non c'è niente. Non si può andare. Però ci sta questa qui qua. Li vuoi da tu? Che devi fare con quello? Niente, non cambia niente. Vuoi dire quello? No, ti chiama in culo. No, vabbè, non te lo chiama in culo, che senti che sospiro che ho fatto. Fanno sempre così. Non nasconde in macchina. Non senti come sospiro. Ah, è vuoto. Eh sì, deve ancora iniziare il trasloco. È la prima mattina qua. Altri. No. Forse voleva tagliare i freni, no? Avete visto però che trick il nonnino, eh? Voleva aprire le porte con il bastone. Uccellaccio, mi ha rubato la cosa. Se la ride. Ah, gioventù, si è presa la medaglia, che te ne devi fare? Buttano il pozzo. Bambino, dai, il bambino è il salvataggio. È l'unica speranza. Rubalo, rubalo. No, niente. Niente, dobbiamo andare per forza. Abbiamo fatto tutte le interazioni possibili. Si sente soffrire di nuovo, la sento. Ma c'è solo una carta. No, un pacchetto senza pacchetto, come la ragazza. Guarda, no, no, c'è solo una carta. Ah, ma non possiamo tornare indietro. Dobbiamo farcela per forza. Solo una carta. E? No, 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 no. Sta crollando tutto. Ho capito. Buttiamo nel pozzo. Il problema è che il nano non lo può sapere. Dovrebbe essere un'azione... È come se stessimo noi comandando il nonno, capito? Sì, ma in realtà deve essere comunque un'azione coerente. Quello il nonno è uscito di casa proprio per portarglielo. Cosa c'è? Ah, c'è no. È tutto chiuso. Ah, però qua mi dice proprio che è sbarrata la strada. Non cambiate niente. Potrei una cosa cattiva, ma no. Che cosa? Ora il nonno Rip, nessun regalo consigliato. Madonna.
Mi viene un infarto mentre stai toccando la tomba, proprio così. Mamma mia. Allora, so, abbiamo visto tutto, cosa dobbiamo fare? Penso tanto di andare alla casa. E È l'unica parte che, dove non si sta spaccando il mondo. no, non pensavo che ci volesse capito medico. No, invece ci sta evitando di andare a qualsiasi altra parte, praticamente. Vediamo di qua. Lei fa sempre la stessa interazione. Forse le linee a terra sono l'accettazione. Accettazione della morte di lei, sì. Sono d'accordo, capisco. Draco aveva detto all'inizio che è possibile salvarlo. Last day of June è l'ultimo giorno, cioè non è che. Il tutto deve, per far capire a lui che deve accettare la sua morte. Non c'è altro. Tracca vera e propria in questo. Cosa ci vuoi far fare? Andiamo al bambino? Se ci rimettiamo al lavoro, non lo so ancora. Solo se tanto vedere di nuovo la cosa lì, non c'è altra interazione in casa. Ah, però anche qua sta spaccando tutto. Ah, forse è lui che riprova e riprova a cambiare gli eventi di quel giorno col nonno. Non riesce. Perché effettivamente il nonno non ha un motivo valido per non dare il Vabbè, ma con biglietto. tutti quanti siamo stati proprio. Cioè, noi siamo il protagonista alla fine. Oh! Ha un'altra Ah, perché corda. noi la corda all'inizio stava Ah, qua. dice. Poi Ah. il nonno ce la leva. Ah, giù. Ah. Tutto. Dovremmo entrare da lì, però non so se ce la fare. Tu sempre questa interazione così, giustamente. Per lei non sta succedendo niente, siamo noi che stiamo nel panico più totale. Sono seri che no. Però è strano che il dolore sia quello di lei. Può darsi pure che è il doppiatore, non lo so. Perché sì, dovrebbe essere lui che piange.
Ottimo anche nero. Varie opzioni. Il nonno non è più tangibile al momento. Cosa vuole farci fare adesso? Disperato. Nascondere il cestino da picnic. O la foto che gli fa. Potrebbe giocare a palla in casa e rompere la cornice e spostarla con da là. Che succede? Ah, attivi alcuni e altri no. Siamo degli eventi. Lei che viene in bici. O che sta là. Il bambino che gioca sull'altalena qui. Attiviamo il bambino perché prima stava giocando fuori. Ma se invece sta giocando con l'altalena. Magari abbiamo lui che potrebbe sparare l'uccellino. O fare i coriandoli. Ma cosa significa che non spara? Qui possiamo ricomincia cliccare. Da capo perché cambiano tutti gli possiamo eventi. Cliccare su riprova per vedere cosa succede praticamente. Quindi ora il bambino non è lì. E ora rifacciamo tutto da capo con questi eventi diversi. No, no, penso che dobbiamo trovare la combinazione giusta fra questi tre eventi. La costretta praticamente. Finalmente ho trovato qualcuno con cui giocare. E dato che lui non viene fermato, viene sgamata lei con lo pacchetto, forse. No, lui non si sveglia. Potremmo mettere il bambino fuori, ma lei con la bici. Così arriva prima lei con la bici. Dici che quella è la cosa? Lei con la bici è lui che sta dormendo. Non lo facciamo svegliare a lui. Ah, dici che non lo facciamo svegliare? Eh sì.
No, facciamolo Lui si svegliare. sveglia di base. No, se hanno i coriandoli non fa rumore, quindi non si Mo sveglia. non voglio farlo svegliare perché lui di base si sveglia. Però se si sveglia ora lo sgama. Ah no, penso che arrivi quella con la bici prima, capì? Non Quindi sta. Ma si prova non si a lei sveglia. davanti, vedi? Gli Ah. fa perdere tempo. E non si Ah, è sveglia, hai lei. ragione che non si sveglia, però magari lei gli dà qualche idea. Vedi? Sa porta. E lui non si sveglia. Che non vede il quadro così, capì? Perché lei gli dà qualche altra idea e fa qualche altra cosa. Ora lo lascio là a dormire perché è andata, cioè. Si distrae. Bambino si scoccia. Spacca la finestra. Certo, soprassaltissimo. Ci abbiamo fatto. Let's go. Ah, è lui che glielo dice. Oh no. Svegliamolo. Ma credo che adesso cambia ancora di più È qua che il rinizia di metodo. nuovo. Non penso che rinizi di nuovo come prima. Non avrebbe senso farti rigiocare nello stesso modo, anche in questa fase. Penso più che vogliano darti un nuovo metodo di gioco, no? Ho una mia vana speranza. Sta rinunciando. È un enorme what if. È vero. Non ce la fa più. No, non è. Non c'è. Non vuole tirarla. Vedi, è troppo demoralizzato. Tieni premuto. No, me lo fa premere soltanto. Ah. Capito, ho ci provato tante volte. E vedere sempre che va male. Con quale coraggio continui. Per vederlo ogni volta morire. Sempre più depresso. Non abbiamo visto le altre cose che può fare il nonnino su questo. Questo che può fare? Avevamo 5 carte, abbiamo preso una, Allora io due. proverei a vedere qui cosa ci dice. Dimentica. Dimenti. Mi sa che dobbiamo che per forza dimentica perché se no non succede niente.
ci passa di sopra. Entriamo nella foto. La foto incriminata. Inquietantissimo, che sceneggiatore. Certo, potenziale telecomando, ma sicuramente non è così. Dovrebbe esserci più che altro un pulsante vicino al muro che ti fa Non trascinare. che telecomando. Se no, non potrebbe mai stare tu giù e lui giù. È possibile. Di base non dovrebbe stare tu giù lì su. Appunto, per quello dico. Se non ci fosse un telecomando, sarebbe impossibile. Non abbiamo ancora esplorato qua sopra. No, in realtà la stanza dei bimbi non Tutto esisteva. Non distrutto. l'avevo mai vista. In realtà non sappiamo il bambino. Abbiamo visto che è del nonno il bambino. Cioè che è il nipote del nonno, Ah, mi no? Non è ricordo figlio che... loro. O almeno così avevamo capito dai ricordi. Tu ho capito così. Dici che secondo te il bambino? Beh no, era appena iniziata la gravidanza. Non è arrivata neanche a dircelo. Questo probabilmente ci sta facendo capire che lei era incinta e lui non lo sapeva. Dovrebbe trovare il pacchetto da qualche Nella macchina, mo. Giù. parte. Lo sapevo. Ha. Avete visto il coraggio? Vedi che è lei che si dispera. Ma guarda, ha disegnato tutto lei. Tutte le variabili. Tantissimo, vengono i brividini. Oh. Accetta. Cosa conterrà il tuo pacchettino? Ma in realtà lui lo sa. Non ci mettiamo noi al posto del passeggero, cioè. Non mi piaceva entrare. Me ne vado, ciao. Rimani lì. Drac profeta. Profeta, sono andato apposta, perché se non morivamo come prima, magari moriamo noi e non lei. Credo che lei gliela.
3 minuti sei di macchina, no? Voglio vedere ora da un bacetto. La macchina. Però vorresti che tua moglie... C'è lei in piedi. Sì, ma vorresti che tua moglie diventasse... No? Sporca di sangue. Cioè, vorresti morire al posto suo, non lo so. Sapendo poi che potresti venire paralizzato. Certo, sai che... Non lo so, potrebbe partorire, ma potrebbe non essere così. È lei che ha... ha cercato di essere lui. È lei che ha cercato di cambiare le cose. È lei che cancellava, è lei che piangeva per come andavano le cose. È lei che voleva cambiare le cose. Nella sua mente, nel suo quello che dicevo, è lei che voleva essere lui. Ha provato di essere lui. Sì. Plot twist. Non sono Last Day of June. No, vabbè, ragazzi. Sono decisamente provato da questa situazione. Bello il finale. Bello, bello, bello assai. Il plot twist ci sta tutto. Che prima ci chiedevamo proprio perché. Perché era lei sentiva che lei che piangeva. Io me lo sono domandato all'inizio, perché è lei che piange? Perché lei voleva cambiare le cose, ma non era possibile. Infatti tutto alla fine ha portato a questo finale. Come se lei avesse voluto cambiarlo. Ma alla fine era lei che si era salvata. Perché ha fatto che lui era rimasto fermo? Perché lei non ha avuto un incidente? Perché non ha avuto traumi e invece lui sì? Cosa succederà se mi sedevo bene in macchina?
faceva rivivere sempre quel loop o succedeva altro? Non sapremo. Mai. A meno che adesso non mi riconosco cosa mi fa. Questo dopo quella parte. Dobbiamo chiedere se no alla email a lei com'è andato. Belle prime musiche, comunque hanno fatto per un bel lavoro. Non mi aspettavo che durasse così poco, avevo letto 5-6 ore. Ma forse se ci perdi tempo. Siamo stati abbastanza diretti, direi. Io da sola c'ho. No, non lo so. Probabilmente sì, in realtà perché tra le cose che ho capito io e le cose che hai capito tu. Perché probabilmente io, che ne so, all'uccellino ci avrei perso più tempo. E invece io ho visto cose che tu non avevi visto. Visto il fatto del rastrello, però comunque ho dovuto capire io come aprirlo, quindi per l'avresti preso tempo. Ti è antipatico il nostro Jack, non ci dà neanche una chance. Oh, povera Moon. Vitrattata, che triste. Sei, ti stai mettendo 10 anni a finire botanicola che dovrebbe durare 2 ore. Tu di solito vieni qui? È difficile. Ma se non l'ho neanche visto. E allora non puoi dire niente. Sonico. La storia del bambino è buffa, perché assomiglia tale qua a lui. Ah, guarda. C'è solo lei adesso. È il bambino, il figlio. Lo so, capito. È uguale al padre. Questo sì che è davvero uguale. Pure quell'altro. Forse questa è la scena più triste di tutte. Bello, vado a dire molto bello, anche se non mi ha fatto piangere, forse perché, questo è un pro contro. Non lo so, solitamente un contro, che se mi fa piangere significa che mi ha emozionato un sacco, capito? Invece questo non mi ha fatto piangere, però mi è piaciuto. Beh, però è il modo in cui te lo pone che non credo E qua possiamo sia rivederci i fatto per farti ricordi. piangere, ma per farti riflettere, perché se sei solo triste, poi Certo. non rifletti poco. Grafica. Potevamo anche mettere la risoluzione diversa. Vabbè. Ok. Ah, cioè ricomincia come opzione. Ok, ci mettiamo così. Just chatting, così siamo belli grossi. Devo dire, molto, molto interessante, molto intrigante, anche perché mi piacciono molto le cose temporali, torna indietro, cambia fatti. Sono dei. Un metodo di gioco mi piace tantissimo. Insomma, sono triste che non abbiamo potuto vedere le altre
schede del tipo del, come si dice? Cacciatore. Che altre schede? Le Non abbiamo erano viste quattro. tutte. Abbiamo visto tutte. Sì, le abbiamo viste tutte. Era o cade al dirupo, o va dagli uccellini, o Nella cade paglia. nella paglia, Non ce n'era esatto. un altro. Erano tre. Era quello che aveva più schede. Sì. Ed erano tre. Avevo quattro. Devo dire, ma comunque è stato molto interessante. Carino. Spero che anche a voi sia piaciuto. Ditemi un po' la vostra. Batisco ha detto che è piaciuto il finale. Ci sta, ci sta. È decisamente interessante. Intanto direi. Diciamo che la cosa strana è che, ecco, pensi che sia lui a dover, come si dice, capire, cioè accettare tutto. E invece non è così. Sì, è un bel plot twist finale, L'unica direi. cosa che non ho capito è perché lui sta sulla sedia a rotelle e poi lei no. Perché l'ha dipinto così? Forse ha pensato che... Non lo so. Non lo so. Che comunque c'è anche un periodo della vita di lei dove è stata sulla sedia a rotelle. Quando ha Cosa? perso il primo bambino, l'ha stata sulla sedia a rotelle, visto. Vabbè, ma quello era Per la stanchezza. No, per quando sei incinta, spesso e volentieri, sei sulla sedia, soprattutto se sei in ospedale. Quindi poteva anche trattarsi di una scena fatta in ospedale e lì sei sulla sedia a rotelle, non ti fanno andare via in piedi. Molto anche perché è un bel modo per farti se seguire fasi del lutto. Sì, infatti, è davvero bello. Ma pure la questione finale, cioè il finale è davvero bello. Quella è la parte che mi piace di più, direi. In che senso è come finale? Il plot twist che in realtà è lei, il fatto che comunque ti dà l'indizio. Che ogni volta è sempre lei che piange, è sempre lei che Quello si sempre dispera. l'avevo notato. Però Davvero bello. ecco, Che ti ci fa arrivare comunque. forse avrei, cioè mi è piaciuto il finale con il plot twist, cioè ci stava, però forse per una questione di appunto di elaborare il lutto. Ci stava anche che anche lui avrebbe potuto, come si dice, alla fine accettare questa cosa. Certo, sicuramente è carino il fatto che comunque salvandosi lei il bambino potesse salvarsi. Però da un lato questa cosa può, come si dice, potrebbe risultare scontata. Cioè nel senso che appunto è lei che si salva col bambino. Cioè, ci avevo pensato, ma l'avevo escluso, forse proprio perché lui stava sulla sedia a rotelle. Ribadisco, forse lui dopo l'incidente è rimasto in vita per poco e per questo lo immaginava sulla sedia a rotelle. Non sappiamo quanto sia durata la vita di lui dopo l'incidente. Quindi potrebbe essere una soluzione più che adeguata. Però ecco, il problema è che dalla parte nostra noi possiamo fare delle supposizioni su questa cosa, ma non lo sappiamo per certo. Beh, quello lo speculo è parte integrante dell'esperienza. Per forza. Allora direi, facciamo un raidino. Che si è fatta ora. Non mi aspettavo di finirlo in una sola live, dico la verità. Però significa che per settimana prossima troveremo qualcosa di interessante da portare. Lo spreco con il brodo nella Della vita. vita, Per eh beh. forza, per forza. Allora, a chi lo facciamo sto raidino? Facciamo? Cosa, a chi lo facciamo? Diego c'è un sacco di gente. Andiamo dalla Dark Lady, non lo so. Non lo so Da io. Danilo, da chi vogliamo andare? Chi c'hai tu? Da Non so, io chi ci facciamo questo non so giro? perché ho questa Rakshana, non so. Quanta gente c'ha? 30 Ma va, Lorenzo sta giocando, no? Perché dobbiamo vedere Sì, queste cose dove qua. stai vedendo? Ma Il andiamo a profilo c'è Manuele il scritto. Drago, va? Andiamo da Manuele. Bene. Manuela del Drago, vai, andiamo da lei. Allora, ragazzi, grazie a tutti coloro che sono stati qui. Pariti!
Un bacione fortissimo. Ci vediamo domani notte alle 23 come al solito per la Souls Night. Mi raccomando, venite tutti quanti che ci divertiamo un casino. Che il Bloodborne Notte, sta entrando nel top. notte. E se siete Buonanotte. abbonati, saltate col godo. No. In realtà il Godo. Mo salutiamo col Godo per forza. Godo Massimo. Scusa. C'è un Godo, 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 Godo. Ma anche se sei follow? Però No, non non ce l'hai vale. dall'altra parte, No. quindi soltanto gli abbonati. Sono gli abbonati. Grazie mille, Batisco, per essere stato qui e averci fatto compagnia per tutto il tempo. Grazie a chi è rimasto in lurk, perché vedo tre spettatori lì. No, penso che siamo io, Michi e Batisco. Un bacione e buonanotte. Ciao, a domani.